La festa di Sant'Antonio di Santati è una delle processioni religiose più importanti e più antiche della Sardegna. I festeggiamenti, che si svolgono nel mese di giugno nel comune di Arbus, durano 4 giorni e iniziano sempre di sabato. L'evento, organizzato dalla Proloco Comunale, si ripete da oltre 400 anni in modo pressoché immutato. Vi si partecipa scortando in pellegrinaggio la statua di Sant'Antonio, trasportata da un antico cocchio trainato da buoi. Il tragitto, lungo oltre 35 km, inizia ad Arbus nella chiesa di San Sebastiano e si conclude nella chiesa intitolata al Santo, nella frazione di Sant'Antonio di Santati. Numerosi sono i fedeli che seguono questo rito, a piedi, a cavallo o sui carri trainati da buoi. Alle prime luci dell'alba iniziano i preparativi del Sara Madura, che consiste nel ricoprire di fiori colorati le strade su cui si svolgerà la processione. Il cocchio trainato da buoi arriva alla chiesa di San Sebastiano per prelevare il simulacro di Sant'Antonio. La processione è accompagnata da gruppi in costume sardo, cavalieri, suonatori di launettas, dalla banda musicale, dal parroco e dai carri a buoi addobbati a festa. La processione attraversa il centro abitato di Guspini e dopo aver percorso una ventina di chilometri si ferma per il pranzo e per far riposare gli animali. Dopo circa 2 ore il corteo prosegue la volta di Santati. Tutta la processione è accompagnata da preghiere recitate in lingua sarda. Verso le ore 23 il santo arriva alla frazione accolto dai fedeli in preghiera. I festeggiamenti civili e religiosi durano per tutta la domenica e il lunedì. Il martedì, di primo mattino, il santo viene riposto nel cocchio per fare il rientro ad Arbus. Nel corso dei festeggiamenti sono previste manifestazioni folcloristiche, musicali e teatrali. Vengono allestite inoltre esposizioni e mostre di prodotti dell'artigianato sardo. Al rientro del simulacro ad Arbus, sempre accompagnato dai fedeli e dalle traccas, la sagra in onore del santo termina con i tradizionali fuochi d'artificio.